Buongiorno a tutti, siamo appena arrivati dopo un'oretta di strada. Ci mettiamo gli scarponi e poi partiamo per arrivare al rifugio Brioschi, 2400 metri. Va bene, quando volete. Ah, il video. Sono le 8 in punto. Siamo partiti. Questa qui è la mia rivincita. Ho cambiato compagni di viaggio per arrivare al rifugio Brioschi, dove non sono riuscito ad arrivare l'altra volta. Vediamo come va a finire. Guardate che belle. Sì, faccio anche i commenti. Ti iscrivi al mio canale YouTube? Se ti serve posso anche fare. Allora facciamo un po' di cronaca. Stiamo camminando da 21 minuti. Abbiamo fatto 1,3 km e di dislivello abbiamo fatto 157 metri. Un decimo di quello che dobbiamo fare. Oh, nel video non si vede mai. Comunque è molto ripido qua. Oh, gli ultimi 4 piatti di pizzoccheri. I pizzoccheri. Manca un quarto d'ora al rifugio Antonietta Pialerallo. Intanto ci fermiamo. Questo laghetto qui. Ho capito. Qua è una foto da puoi mettere. Siamo ripartiti alle 9:07. Ma non mi rispondo. Vabbè, cagnoloni. Vamos. 2 ore e mezza, via estiva e via invernale, entrambe di qua. Che no, stavo contestando perché è mia figlia che contesta. Che per non c'è per scritto, per non scritto rifugio Brioschi via estiva, ancora. È vero. Perché poi sotto c'è via invernale e comodi. Lassù. Quello là, eccolo, quello lì, è il rifugio Biotti Buzzi. Adesso il gruppo si è separato perché lì c'è papà e laggiù, qui, ci sono Federico e Giorgia. Arriviamo al rifugio e poi li aspettiamo. Eccoci qua. In realtà ho sbagliato, questo qui non è il rifugio Biotti Buzzi. Cioè è più non sale, non ha ripida, sia parte l'ultimo pezzo che è un po' ripido. E noi, io eccoli qui che stanno arrivando. Sorrisoni. Bisogna scaricare. E voilà. Siamo ripartiti dopo 45 minuti di pausa e abbiamo deciso di fare la via invernale, che in teoria è più ripida ma più breve. Faticosa, eh? Qua ci sono delle pecore. Procediamo. Siamo arrivati dalle pecore. Lì ce n'è una che guarda il panorama e qua queste che mangiano, giustamente. E cagano, sì. Guarda, mi sta guardando. Ciao.
Ridillo? Dai. Eccolo. Ci sono qui di fianco a me. Ciao. Questa qui è maculata. Clic. Sorridi. Vabbè, comunque è fighissima. A me piace passare in mezzo a questi animali qua. Non si vede più nulla. C'è troppa nebbia. Quindi purtroppo da su la vista non sarà chissà che, perché non si vedrà niente. Però quello che vedrò molto bene sarà il mio piatto di pizzoccheri. Siamo quasi a 2200 metri ed è bello ripido. Quindi teoricamente mancano 200 metri di dislivello, perché il rifugio è 2004. Siamo arrivati sulla cresta. Guardate che lava. Adesso faccio vedere meglio. Guarda qua. Clic. No, è già appena ritornata una nuvola. Era andata via per un attimo. Si vedeva la cima a malapena. Stiamo aspettando per vedere se arrivano gli altri due, ma mi sa che sono indietro un bel po'. Giorgia! Ecco, adesso forse si vede meglio la cima. Stanno arrivando. Dai, che è una prima meta questa, eh? Questa è la cresta. Sta bellissimo. Occhio a non cadere giù. Magari c'è qua. Ecco. Fa un freddo della Madonna adesso. Sì, noi riportiamo che c'è un freddo. Sì, adesso comincia a far freddo. Siamo ripartiti. Ci hanno detto meno di mezz'ora per arrivare in cima. Cioè, ci attacchiamo alla corda che si va su. Dai, attaccati anche te alla corda. Ragazzi, non vorrei dire una cagata, ma forse siamo arrivati. Questo qui sarà il rifugio Brioschi? A Giacomo Scaccabarozzi e alle sue grigne. Ah, cosa che è questa roba qua? Com'è che funziona? Sono indicate tutte le montagne, le cose. E com'è che funziona? Fai coincidere i due cosi. In modo che... Sì, immagino tanto non si vede una minchia. Chiaro. Eccoli qua. Stanno arrivando anche loro. Così almeno si mangia, eh. Dai, ragazzo! Comunque i pizzoccheri non ci sono. Veramente? No, non lo so. Dobbiamo ancora chiedere. Allora, il cartello ufficiale. Club Alpino Italiano, sezione di Milano. Rifugio Farima. Farima. Linea settentrionale, metri 2410. Quindi lasciamo qua gli zaini e poi sì, andiamo a tavola. Vedendo qua cosa c'è. Oh, guardate, quello lì riflesso sono io, eh. Questo qui cos'è? Una chiesetta, una cappelletta, bandiera italiana, pom 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 pom. Vabbè, ma non fa tanto freddo. L'Italia, l'Italia se desta. Guardate, qua ci sono delle ciabatte con i numeri di piedi. Mi vedi agitato? No, perché mi avevo detto, ma le vedi agitate? Io ho detto, no, mi sto agitando io. Città Amadeus. Vabbè, comunque ragazzi, abbiamo deciso di provare queste ciabatte nuove. Crocs. Adesso faccio il cambio. Aspettate. Tada. Allora abbiamo ordinato tre gnocchetti con i pizzoccheri e una pasta. Salsiccia e funghi. Salsiccia e funghi. No, perché prima il mio è più invitante. Di Brescia, sì. Ci siamo alzati, sono le 2:15, quindi siamo stati un'ora siamo stati, no? Mettiamoci zaino e scarpe. Oh, ragazzi, si è un po' diradata la nebbia, la nuvola qua, si vede qualcosina, dai. Quindi siamo saliti dalla via invernale
Dobbiamo scendere di qua, che in teoria è la via estiva, che è un po' meno ripida perché la discesa è più pericolosa. Sono le 14.35 e ci avviamo per il ritorno. Arriviamo giù alle 6 e poi un'oretta di macchina a casa alle 7, dai. Oh, questo è un bel panorama. Gli altri due sono laggiù. Oh, adesso si vede il lago, eh. Carina qua. Cos'è che c'è? Niente. Anzi, un tavolone, un camino. Guardateli là. Questo ci attacca. No, io starei fermo così finché. Che animale è? Non so. Anche perché non lo guarda, che è un capriolo, questo è un capriolo. Ma che corri? Prendilo mentre salta. Siamo a 1686 metri. Chissà se mai rivedremo Giorgio e Fede. Siamo a 1489 metri di altitudine e ci stiamo per ricongiungere al percorso iniziale. Ecco, stiamo per incrociare quella riga nera che è la strada che abbiamo fatto all'andata. Aia. Abbiamo trovato quella recinzione lì, ma il mio GPS mi dice che noi siamo arrivati da poco più avanti e quindi ci stiamo cercando di ricongiungerci col nostro percorso dell'andata. Siamo tornati su una strada vera. Qui manca poco, siamo al laghetto. Siamo arrivati al laghetto e adesso aspettiamo gli altri due. Abbiamo fatto 5 ore e un quarto un totale di camminata con la salita, 11 km 900 metri in totale, 1522 metri di dislivello in salita e adesso siamo a 1300 metri di altitudine. Ah, adesso sono le 16.48. Aggiornamento delle 17.41, siamo ancora qui a aspettare. Però abbiamo sentito al telefono, dovrebbero arrivare entro 10 minuti, dai. Io mi sono preso un po' il sole, senza crema. 17.52, dopo un'ora e 5 minuti dal nostro arrivo. Ta-da, 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 ta-da. Piano, che già prima è caduta di culo. Sì, sono caduta prima. È andata male? No. Peccato. Guardate, ho fatto la bacchetta di Harry Potter con la stagnola. La imprendi così. Expelliarmus! Prova a controllare. Prova a controllare se ti è saltata via la bacchetta. Funziona un cazzo sta bacchetta. Ragazzi, sono le 18.20, ci siamo decisi a ripartire dal laghetto, che adesso lasciamo alle spalle. Manca l'ultimo tratto per arrivare alla macchina. In salita ci avevamo messo 50 minuti. Siamo arrivati qua, sono le 7:05. Guardate ragazzi, abbiamo trovato Bambi. Non si vede molto bene. Alle 19.04 siamo arrivati. Quindi discesa quanto? 44 minuti. Adesso aspettiamo di nuovo la macchina.
Sono arrivati tutti. 19.24. Quindi tra poco partiamo. Arrivo previsto a casa 20:30. Il pavone aperto qua. Il pavone aperto! Là c'è un'alpaca. Guarda che guarda subito che va sulla. È l'alpaca. Ragazzi, sono le 20:40. Siamo a casa. Siamo a casa nostra. Ciao ciao.